Ben ritrovati con l'edizione di giugno di Sintesi On Air, il Market Outlook di CRIF. Iniziamo con le imprese e la missione 2 del PNRR relativa a rivoluzione verde e transizione ecologica. CRIF ha analizzato con il PRR Index oltre i 5 milioni di imprese attive in Italia. Per quanto riguarda il bando Parco Agrisolare, sono 5.000 le imprese agricole pienamente eleggibili per accedere ai fondi messi a disposizione. Per questa iniziativa sono considerate pienamente in linea le imprese strutturate e avanzate dal punto di vista della sostenibilità, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione. Le regioni con il maggior numero di imprese agricole pienamente in linea con i requisiti sono la Toscana, 16,7%, il Veneto, 14,3% e la Lombardia, 11,2%. Inoltre, secondo una ricerca realizzata da CRIF e dall'Università degli Studi di Firenze, il 93% delle imprese garantite dai Confidi sono complessivamente eleggibili al PNRR. Di queste, il 2,2% risultano fortemente eleggibili. Le imprese più virtuose sono in prevalenza società di capitali, operano nelle costruzioni e nell'industria e a livello territoriale in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Passiamo ora al credito alle famiglie e in particolare alle richieste di prestiti. Secondo il barometro CRIF, a maggio si registra una crescita del più 23,3%. Nello specifico, le richieste di finanziamenti finalizzati aumentano del più 23,8% e i prestiti personali mostrano un andamento speculare con un più 22,4%. Per quanto riguarda l'importo medio, nell'aggregato di prestiti personali e finalizzati, si è attestata a 8.949 euro, in calo del meno 5,5%. Sul fronte dei mutui immobiliari, le richieste da parte dei giovani under 35 salgono al 35,4% del totale, sostenendo l'intero comparto, che complessivamente risulta in flessione del meno 16,8% a causa del forte ridimensionamento delle surroghe. Solo nei primi tre mesi dell'anno le surroghe sono infatti diminuite del 56% rispetto al corrispondente periodo del 2021. L'importo medio richiesto per i mutui si è attestato a 146.909 euro, in aumento del più 5,6%. Concludiamo con un'analisi originale di CRIF che fotografa l'andamento dell'open banking in Italia. Tra il primo e il secondo semestre 2021, il tasso di consenso, inteso come la percentuale di clienti che acconsentono all'accesso ai propri conti correnti, risulta in crescita di quasi 7 punti percentuali. Incidono da un lato il progressivo superamento delle barriere tecnologiche che rendevano il processo di accesso farraginoso e spesso non lineare, e dall'altro una evoluzione culturale che vede i consumatori digitali acquisire sempre più fiducia e dimestichezza con i processi della PSD2. Per questa edizione di Sintesi On Air è tutto. Non dimenticate di attivare le notifiche sul canale YouTube di CRIF per rimanere costantemente aggiornati sui trend di mercato.